Quale sarà il tema che darai al ballo di domani sera? Sì, dai, spara l'idea. Quale sarà il super favoloso tema? Mi è venuta un'idea brillante. La festa avrà come tema la caccia. Ma sei impazzita? Dobbiamo presentarci con stivali e fucili. Oh, ma che orrore! Non è assolutamente pensabile, sei fuori. No, Jet, non ci saranno né stivali né fucili. Noi ragazze daremo la caccia ai ragazzi. Evviva, che bella idea! E la preda che cattureremo dovrà accompagnarci al ballo. Oh, wow! Ma è veramente uno sballo! Assolutamente terrificante! E come gli daremo la caccia? A piedi? Oh, certo che no! È mia ferma intenzione di utilizzare il veicolo più sofisticato per la caccia che riuscirò a rimediare. Mi chiedo chi accompagnerà Roy alla festa. Beh, accompagnerà me. Voglio dire, la ragazza che riuscirà a catturarlo. Le regole sono queste. E tu stai sempre alle regole, dico bene, Bianca? Oh, ma certo! Roy è un bersaglio facile. Chiunque può catturarlo. Io stessa, Betty, Jet, persino tu, Laura. Oh, anch'io qualche possibilità. Andiamo, Laura. Sai bene che tutti si farebbero catturare da te. Puoi riuscirci, come puoi non riuscirci. Di la verità, Bianca. Sei pronta a fare di tutto pur di accalappiarti Roy. Oh, Laura non ha certo paura di un po' di concorrenza, dico bene, tesoro? Certamente un po' di concorrenza fa sempre bene. L'importante è non essere scorretti. Io sarei scorretta. Sapete, è contro la mia natura persino pensarlo, una cosa del genere. Oh, per favore, non penserai che ci crediamo davvero. E perché no? Ehi, gente, vi parlo a passo e chiudo, la vostra amica reporter che vi informa sulle notizie più giuste della città. Beh, la notizia bomba del giorno è il ballo che si terrà nelle sale del nostro club. E vi assicuro che ne parla tutta Beverly Hills. Vi spiego di che si tratta. Ecco le regole, le ragazze danno la caccia ai ragazzi e ognuno dovrà accompagnare al ballo la cacciatrice che l'ha catturato. Quindi, amiche, riscaldate i muscoli e i motori delle vostre auto e motociclette e vinca la migliore! Che devo dire, Roy? Purtroppo i tuoi giorni con Laura sono contati. È chiaro che farà di tutto per catturare me. E come lei anche le altre ragazze, giusto, Pierre? Sì, ma riserverò tale onore solo a Laura. E visto che mi catturerà, spero che tu sappia perdere da sportivo. Ma sai bene che io e Laura non facciamo coppia fissa. Passami il ferro 6. A proposito, come facciamo per questa partita? Se riesco a mettere in buca, ho vinto io. Buona fortuna, vecchio mio. Pierre, spero che tu sappia perdere da sportivo. Sì, uno strozzo. Siamo troppo forti, Jet. Sabato sera faremo sballare tutti quanti. Stai parlando della festa del club? Sarà senz'altro terrificante. Giusto, e non vedo l'ora che tu mi catturi. Ah sì, e se io non ti catturassi? Sta tranquilla, Jet, mi farò prendere. No, Jig, voglio dire, se io volessi catturare qualcun altro? Come qualcun altro? E come sarebbe possibile? Un po' duro di comprendonio, Jig. Come deve fartelo capire? Deve mettertelo per iscritto? Chiudi il becco tu o ti uso come racchetta da tennis. Calma, Jig. Sei stato tu a dire che non dovevamo fare Vinaville, ricordi? Ma se non vuoi cacciare il sottoscritto, a chi altro darai la caccia? A chi? Ma Roy. Buona fortuna! Vuoi chiudere il becco? Ok, ragazzi, ecco l'ultima dritta sulle regole del ballo del club. Ai ragazzi verrà dato un vantaggio di un minuto, poi avrà inizio la caccia. Se una ragazza mette entrambe le braccia intorno ad un ragazzo, questo è ufficialmente catturato e la coppia così formata si presenterà al ballo. Come potete vedere, le ragazze sono
fronte e hanno intenzione di darsi una battaglia. Soprattutto Bianca Dupré. La caccia sta per iniziare. Dov'è finito quel bamboccio di Guglielmo? Guglielmo? Ti sto ancora aspettando. Scusami, Bianca, ma ho deciso di partecipare anch'io alla gara. Tu? Sì. Mi piacerebbe essere catturato e andare al ballo di stasera. Improbabile, traditore. Vorrà dire che catturerò Roy senza il tuo aiuto. Però prima controlliamo cosa sta facendo quella salterellina di Laura. Allora, Laura, sei preoccupata per questa caccia al ragazzo? Fra tutte le ragazze che partecipano, sei quella che rischia di perdere di più. E mi riferisco a Roy. Ma oh, Roy è libero di fare ciò che vuole e le ragazze sono libere di catturarlo. Fra me e il pubblico che ci sta ascoltando, quale sarà la tua strategia segreta? Vuoi dircela? Oh, non ho nessuna strategia segreta. Ce la metterò tutta e basta. E che possa vincere la migliore. E infatti sarà la migliore a vincere, perché la migliore ha come aiuto una radio guida elettronica. Ciao, Roy. Ciao. Allora sei pronto per la caccia grossa? Ho pensato una cosa. Non è più semplice se ti dico dove sarò, così mi catturi tu. Niente da fare. O riuscirò a catturarti secondo le regole oppure niente. Va bene, se lo dici tu. Ma non mi impedirai di rallentare se appari all'orizzonte. Salve, ragazzi. Vi sto disturbando, forse? Ehi, Bianca, volevo dirti che questo della caccia è un'idea davvero tosta. Voglio augurare a entrambi buona fortuna e soprattutto a te, Roy. E tu, Bianca, su quale ragazzo punterai il tuo mirino? Ma sai bene che noi donne abbiamo i nostri piccoli segreti. Non è vero, Laura, tesoro? Sì, penso di sì. Attenzione a tutte le prede! Prendete i vostri posti alla linea di partenza. La caccia sta per avere inizio. Oh, che super emozione! Bene, ragazze, è arrivato il momento. Me lo dai un bacio di buon augurio? Ma certo, Roy. Puoi anche chiamarlo un bacio d'addio, perché d'oggi in poi Roy sarà mio. Se volete un consiglio, rimanete vicino a me, così cadrete nelle mani delle sfortunate che non riusciranno a catturarmi. Ciò è molto generoso da parte tua, Pierre. Cosa ci volete fare? Ho un cuore grande, io. Io direi che hai una zucca grande. Ok, ragazzi, ai vostri posti! Ti vedo preoccupato, amico. Hai forse paura di farti prendere? No! Ho paura che non mi prendano! Chissà chi di noi due riuscirà a catturare Laura. Ma chi può saperlo, Pierre? È impossibile sapere cosa passa nella testa di una ragazza. Non hai via di scampo, Roy. Puoi correre quanto credi, ma non mi sfuggirai. Ok, ragazze, ai vostri posti! Tranquillo, Stardust. Te la faremo vedere noi a queste motorizzate. Senti, non è che te la prendi tanto se catturo Roy, Laura. Sai, è talmente tosto. Io non me la prendo, Jet. Ma se un'altra ragazza cattura Jig? Non ci proverebbero, non credi? Beh, non si sa mai. Dici davvero? Beh, non gli rivolgerei mai più la parola. Ci siamo! 10, 9... Sono partite, Roy! Ci lasciamo prendere subito o fingiamo di correre un po'? Io ho intenzione di gareggiare come si deve. Ricordati di perdonare Laura quando mi avrà catturato. Che ci puoi fare? Sono irresistibile. Ah, oh, fantastico! Ecco che arrivano. Oh, Pierre, quando finalmente ti avrò preso, sarai mio, tutto mio. Oh,
No, Pierre, io voglio catturarti. Fatti prendere da me, ti prego. Ehi, Pierre, se non ti becco, giuro che mi taglio tutte le vene. Mi piace quando fanno finta di snobbarmi. Ecco dov'è! Si sta dirigendo verso la seggiovia! Stai morendo! Bye bye, ragazze! È incredibile! È riuscito a scappare! Forse siamo ancora in tempo! È facile! Basta farlo tornare indietro! Bene, così Roy continua ad andare avanti. Sapevo che le avresti seminate tutte quelle smorfiosette. Devi cadere nel retino di una ragazza che ti merita, a me. Oh no, ha cambiato rotta! Ecco il furgone di Bianca. Scommetto che ha postato in attesa che le capiti a tiro. Non sta bene farla aspettare. Yuhu! Bianca! Cerchi forse qualcuno? Va bene snobbarmi, ma tutto ha un limite. Oh, mi sono alle costole. Mi sorprendi, Laura. Non ti ho mai vista sciare così forte prima d'ora. Non ho mai avuto una buona ragione per farlo prima. Avanti, Laura! Ora tocca a te! Roy! Attento alle spalle! Oh no! Bianca, no! Ora non puoi sfuggirmi, bambolone mio! Aspetta a parlare! Ciao, ciao, Bianca! Almeno ci hai provato. Non è ancora detta l'ultima parola. Che fortuna! Il cavallo ti becca. Hi, big feller. Sono sicuro che se ci fosse qui Betty mi catturerebbe con il suo laccio. Meglio facilitarle il compito. Qui, Stardust! Fermati, fermati, ti ho detto fermati! I capelli! Complimenti, Pierre! Ti sei scelto un nascondiglio super! Ma non mi sto nascondendo! E poi, come vedi, mi hai preso al laccio, ho visto? Ragion per cui andremo al ballo insieme! Io non ne sarei tanto sicura! Avanti, Stardust! Ci vediamo, Pierre! Aspetta, Betty! Non vorrei lasciarmi qui sopra, non è vero? Perché no? Lì sarai al sicuro da tutte le mangiauomini che ci sono in giro! Andiamo, Stardust! Non ha tutti i torti, in fondo. Oh, ecco Laura!
ti aspetto! Giù le mani, Laura! Mister Tosto è tutto mio! Ci picchia! Uffa, c'ero quasi riuscita! Anch'io, Jet! Ma tu almeno non ti sei bagnata tutti i capelli! Verrai fare questo e altro! Chissà dove sarà andato adesso! Sentite, non è possibile! Non posso credere che si sia volatilizzato! Consoliamoci, ragazze! Se non lo troviamo noi, non lo trova nemmeno Bianca! Tu dici? Beh, io non ne sarei tanto sicura! Non mi sfuggirai, Roy. La tua auto sarà certamente più veloce del mio furgone, ma a un certo punto dovrei pur fermarti. E allora sarai mio. Oh, non credo ai miei occhi. Il top della rappresentanza femminile di Beverly Hills se ne sta con le mani in mano mentre Bianca sta fiocinando Roy. Vuoi dire che l'ha già catturato? Non ancora, ma è sulla buona strada. Roy è fuggito dal club sulla sua auto. Forza, diamoci da fare! Non può catturarlo, Bianca, non è giusto! Ragazze, la caccia continua! Che cosa non si fa per amore? O per scrivere un super articolo? Ecco l'auto di Roy! Ed è fermo a un semaforo rosso! Stavolta non riuscirai a sfuggirmi, Roy. Oh, strada senza uscita. Oh, questo è fantastico. Segnerà di certo la fine della tua storia con Laura. Ti conviene gettare la spugna, tesoro! Ormai sei mio! Oh. Ma... Cosa? Guglielmo! Oh. Wow, Bianca! Che bacio fantastico! Me ne dai un altro? Dov'è Roy? Secondo il mio video radar è ancora su questa macchina! Ciao, Bianca! Eccomi qui! Roy! Oh. Fermo, dove sei, mio bel ragazzo? Ora sei mio! Non correre troppo, Jet! Visto? Sono arrivata prima io! È troppo tardi! Oh. Hai vinto, Betty! Ora non posso più correre! Sono contenta. Non voglio che ti affatichi. Devi ballare con Laura stasera. Con Laura? Ma se mi hai catturato tu? Lascia perdere. A te non piacciono i cavalli. È tutto tuo, Laura. Prendilo al volo. Grazie, Betty. Sei una vera amica. Oh, che disdetta. E ora chi mi accompagnerà stasera? Psst. Ehi, Jack. Oh, wow. Un cespuglio parlante. No, Jet, sono io, Jim. Ti serve un cavaliere? No, adesso non più. Meno male che eri ancora libero, Guglielmo. Pensavo che ti avesse catturato Bianca. Ci ha provato, ma sono riuscito a sbagliarmela. A proposito di Bianca, chissà che fine ha fatto. Posso essere il tuo cavaliere? Perché no? Tanto peggio di così oggi non potrà certamente andare. Grazie, tesoro. Non c'è di che. Noi siamo quelli di Beverly Hills. Dai forza, vieni qui anche tu. Abbiamo un grande...
sigla.